E nel 93 ricevette una telefonata dalla segretaria appunto di presidenza che mi disse: Toscano vuole parlare con lei. Mi sembra che era martedì, insomma, giovedì, dopo 2 giorni, non stasera, domani, no, giovedì, 2 giorni. Ecco, ho fatto, ho detto. Vado all'appuntamento e mi parla del progetto appunto di aprire la prima agenzia fuori dai confini di Roma, quindi aprire a Milano. Chiaramente mi disse: è una cosa importante, ci deve riflettere bene, deve essere convinto, quindi si prenda pure dei giorni per riflettere, perché insomma la decisione è importante. E io già in quel momento ho detto: ma non c'è bisogno che devo riflettere, io accetto e quindi parto. Nel 94 quindi iniziò l'avventura a Milano. Sono stati i primi 2 anni di grande impegno in un momento di mercato difficile, perché comunque, insomma, 94 eravamo nel pieno di Tangentopoli, calo delle compravendite, calo dei prezzi, insomma, quindi c'è una situazione non semplice. Quindi noi aprimo aprile 94 l'agenzia, a dicembre 96 avevo già la squadra pronta, Del posto, tutte persone, insomma, del posto. E eravamo pronti anche per mettere in campo, stavamo ragionando sulla seconda agenzia. Quindi io poi diventai consulente area regionale, subito dopo responsabile nazionale del franchising, quindi consulente area nazionale. E nel 96 Scano mi fece una sorpresa quando in una riunione a Roma, insomma, poi disse: va bene, adesso scendiamo giù a prendere un aperitivo. E c'era una Mercedes ultimo modello fiammante, una classe E blu bella, messa in doppia fila. Dice: questa è la sua macchina. E quindi, come premio per essere riuscito a lanciare la prima agenzia fuori dai confini di Roma, insomma, mi fece anche questo premio, insomma.